Grazie. Le mani sotto il polpaccio destro e cerco di portare la fronte più vicino possibile al ginocchio. Tutte le mani sotto il polpaccio sinistro, cerco di portare la fronte vicino al ginocchio. Anche chi fa come tutto questo ogni giorno, quasi, a voi sembra normale e sono contenta di avermi insegnato questo, perché così deve essere. Guardate che il posturale che fate voi con me c'è solo in palestra di un certo genere. Fatevi più che altro da un certo genere di persone, che di solito viene molto disfrattato, come se fosse anormale, no? Incrociate le gambe, stia dritta, controllate che il livello del ginocchio sia sotto il bacino, sotto lungo la linea del bacino, scusate, orecchio destro, spalla destra, sì. E purtroppo devo tenere il circolare vicino, scusate, ma è tempo di due domande importantissime. Parecchio sinistro, spalla sinistra, capirete. Io sono caldo, non è caldo. Posso spegnere, se non mi piace il muschio.
il ginocchio destro. Avere il tempo di un caffè è invariabile. Torno con i gomiti al centro e rilasso. Adesso cerco di rilassarmi anch'io, non mi farla fare le cose al meglio. Se vediamo piano, inspiro. Allora, cerchiamo di prendere il flesso sulla gamba destra, aperta almeno a 45 gradi, la gamba sinistra. Scendo con tutto il peso sulla gamba flessa destra, destra. Potete il contrario, basta che lo fate da uno dei due lati, tanto poi facciamo tutti e due. Dovete scendere sulla gamba piegata, ve lo dico con un termine sbagliato, piegata. Tirate una gamba e buttateli sopra. Ok. Il gluteo opposto è normale che si sollevi, in questo ti esercizio soltanto, Lasciatevi andare giù. Thank you.
posizionare sulla piede sinistra. Andiamo ad allungare la colonna, il sollievo, schiena a terra, momento ancora di stretching per colonna. Prendiamo solo il ginocchio destro e portiamo al letto. Allora le gambe devono rimanere divaricate lungo la linea delle spalle, le spalle devono rimanere bene aperte e rilassate. Ginocchio sinistro aperto. Quello che dovete controllare in questo esercizio è che la colonna sia bene sul piano rigido, perché come dovreste fare ogni giorno, dobbiamo andare semplicemente ad allungarla, perché se avete le radici non lo fate, è accartocciata, il termine corretto è accartocciata. Tra l'altro se non allungate, se non aprite gli spazi intervertebrali, se non cercate di flessibilizzare, purtroppo qualunque cosa ci facciate sopra è deleterio. Tutti e due le ginocchia a petto, mettete in rincaro dei gomiti. Porto le braccia dietro, parallelamente a terra, senza sollevare la schiena.
posizione del torno. Cavalliamo completamente la gamba sinistra sulla destra, il tallone destro è appoggiato vicino ai glutei, scendo con questo incrocio alla vostra destra. Centro, andiamo a cambiare l'incrocio, quindi la gamba destra completamente sulla sinistra, il tallone vicino ai glutei, e scendo con tutto l'incrocio a sinistra di nuovo. Thank you.
apri i gomiti sulle ore lombare e chiudo. Scendo, inspiro, apro i gomiti di appoggio sulle ore lombare. E l'ultimo, chiudo. Ok, faccio una mossa, tengo la schiena giù, sollevo le braccia, che guardi le mani che si guardano. Allora, prima solleviamo le scapole. Sollevo. Appoggio, sollevo, appoggio, sollevo, appoggio, sollevo, appoggio, sollevo, appoggio, veloce, su, giù, su, giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, uno, adesso apro in questo modo, una mano con la mano della mano a terra, l'altra mano appoggia il dorso della mano a terra e viceversa, andiamo ad allungare completamente, inspiro, apro, quando toccate terra, quando aprite l'incrocio e toccate terra, fate in modo che una mano spinga verso il basso e l'altra verso l'alto, cioè allungatevi. Ok? Non è solo atto chiuso, questo è un modo per allungare o per riempire. Devo evitare quello che si fa sempre, che è questo,
No, che non serve niente. Allora, il lavoro è sollevo, stendo, torno, scendo, appena. Sollevo, stendo, torno, scendo, appena. Sollevo, stendo, torno, scendo, appena. Sollevo, fermi. Nessuno lo sta facendo come di quelli. Guarda avanti, guarda me. Allora, è sollevo a 90 gradi, collo del piede tirato, stendo, torno, quindi qui il ginocchio non scende, e scendo 10 gradi. Il bacino e l'addome non si muovono. Questo è l'esercizio. Se fate a muso, come dite voi, non serve. Ok? Allora, facciamolo piano, perché sennò fate disegnare delle stelline in aria. Sollevo, stendo, torno, scendo. Ok, sollevo, stendo, torno, scendo. Sollevo, stendo, torno, scendo. Sollevo, stendo, torno, scendo. Sollevo, stendo, torno, scendo. Ok, continuo inspirando e respirando profondamente.
Quando espiro, andiamo alla gamba. Ok? Allora, prima sollevo. Allora, il lavoro è spendo, scusate, sollevo, spendo, torno, scendo, 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 inspiro, espiro, ok, torno, scendo, ancora, sollevo, spendo, torno, scendo, sollevo, spendo, torno, scendo, l'ultimo, sollevo, rimango ancora la gamba tesa, oscillo, 8, 7, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, e stop. Appoggio, allungo. Sempre con i gomiti, così non avete problemi a testa e a di spalle. Io ve lo faccio vedere così. Allora, solleviamo la vostra gamba, siamo alla destra di nuovo, ok? Sollevo, ve lo faccio vedere così. Ve lo vedete bene. Allora, qui il bacino un tantino si muove. Noi dobbiamo fare basso sinistra, alto destra, molto lentamente, ok? Uno, su, due, su, tre, basso, alto, senza che il piede tocchi terra, con i gomiti a terra, la testa rilassata. Inspiro in apertura, espiro in chiusura, ok? Io non riesco, dato che avete la faccia verso il basso, non riesco a valutare se respirate. Dal dorso non introducete ossigeno, quindi dopo 3 secondi non ce la fate più. Se non entrate, la gamba resta in tesa, quando arriva in alto arriva in extra rotazione, con la punta del piede, la piede rivolto verso destra e l'altra in extra. Non sono le braccia che spingono, che non è neanche la schiena, è il glutto d'appoggio e l'addome che contiene il lavoro. Ok? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto.
8 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fermi fuori, piccoli cerchi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, appoggio, allungo, sette,
5, 4, 3, 2, appoggio subito dall'altra parte, subito, allora, salgo e scendo. Allora, abbiamo fatto un lavoro semplice di
stretching e di lavoro sulla postura, sulla centro di forma, sui glutei. Adesso facciamo ancora la fascia larga con l'utilizzo del fianco. Quindi, allora, andiamo sulla coscia in questa posizione e questa sopra è così, guarda bene. Ok, andiamo a spingere il ginocchio in avanti e a stendere in alto a 45 gradi. La gamba non si gira verso l'alto, la punta del piede verso il basso. Ok, e uno, su, due, su, tre, su, quattro. Dovete sentire che qui si apre tutto. 5, 6, e sento bene, 7, 8, 1, su, 2, su, 3, su, 4, 5, 6, 7, 8 e fermi qui. Adesso apro e 1, 2, metto giù con la testa, 3, dovete sentire l'apertura, 4, lungo, sulla gamba, 5, 6, 7, 8, tiro, con la mano destra prendo la sinistra e lascio, torno, ok, e allungo, e adesso mi dovrò rifare molto male, ok, quando sollevate le gambe, per favore, il piede verso il basso, state facendo tutti come volete voi, per non sentire male. Cominciate a respirare, cercate di lavorare al meglio, perché vi spiego, in questa posizione, facendo questo, in interrotazione, il gluteo fa così. Quindi abbiamo fatto quante? 8 ripetizioni? Trovate un altro esercizio che vi crea questo lavoro, ci sono pochi, Uno, due, vuoi far sentire il respiro? Velocizzo e uno, su, due, dai, sorridenti, che lo vedi, tutto su, scarpina la porta, dai, cinque, 6, 7, ok, tengo su e 1, 2, 3, 4, 5, 6, dai, 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 piega, 7 e stop, allungo. Vedete che è una questione di tecnica, non di peso o quantità, capite? Ci vuole un po' di sforzo per arrivare a questo qua, anche se lo sforzo secondo me è l'esercizio principe. Andiamo dall'altra parte, anche se ci sarebbe rimanere così. Solo che, ditemi una cosa, cosa mi ha caricato sulla colonna vertebrale per arrivare a questo risultato? Abbiamo messo il peso sulla schiena per caso? Bene. Questo è l'obiettivo, no? Ci siamo? Posizione. Apro bene. E uno. Su. Su, non girare il piede, 3, su, 4, 5,
Guardate che importante questo, guarda bene, questo 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ti serve anche là, capisci chiaramente che questo è il principio della presa, no? Quindi tu apri e chiudi completamente, solo che qua la tua mano non è compresa, assolutamente. 5, 6, 7, siedi su, immobile almeno 45 gradi, col braccio, allungo e torno. Durante questo movimento di braccio, dopo che attiriamo il fianco, automaticamente cominciate a sentire ancora peggio l'esterno coscia, perché attiriamo il movimento del fianco. Non pensate mai che la flessibilità non c'entri con la tonificazione. Chi non è flessibile, in realtà, farà sempre fatica ad ottenere il suo risultato, perché si muove molto meno, è chiaro, no? Anche a livello metabolico. Se muovete un terzo del corpo, ragazzi, 5, 6, 7, ritorno in posizione e gamba, e 1 e su, 2 e su, 3 e su, 4 e su, 5 e su, dovete già sentire un po' al 6 e su, 7 e su, dai Matteo, a colazione dovresti fare questo, ci sono anche qui addosso, 7, su, 8, su, 9, su, vedete che tra l'altro alcuni movimenti non fanno altro che riprendere molto bene anche quei movimenti che fanno i combattenti, gente che lavora col proprio corpo in notevole forza e potenza. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro e sto volgare. Decidete? Giro le spalle, espiro, 1, 2, 3, così quando lo compito per il culo la prossima volta, sono andata in giro, vedo lei, no? Sono arrivata a casa, non so cosa stanno facendo, sono arrivata a vedere se sono... Si è girata così, così, voleva menare, giro avanti, una faccia... Thank you.
cioè è stato gentile, è stato molto. Allora, piccolo, non so forte. Grazie, ho guardato, ma io sono proprio sì, lasciate fuori, non so cosa avrebbe.